Pegaso è certamente una delle creature mitologiche più conosciute e ammirate. Il suo mito ha origine nella mitologia greca. Pegaso è un equino con le ali e un cuore puro. Il destriero alato è figlio di Medusa e Poseidone. Nacque dopo la morte della Gorgone Medusa, decapitata dall'eroe Perseo. Pegasus nacque dal sangue versato dal collo di Medusa, così come suo fratello, il gigante d'oro Crisaor. Medusa era incinta di Poseidone, ma la maledizione che la trasformò in una gorgone le impedì di vedere la luce. Pegasus venne al mondo solo dopo la sua morte. Il cavallo alato volò verso il monte Elicona, il luogo dove vivevano le sue muse ispiratrici. Lì colpisce il terreno con gli zoccoli più che può e materializza la sorgente Ippocrene. Chi ne beveva l'acqua veniva ispirato dalle muse a compiere le più belle imprese artistiche, coniando il termine fonte di ispirazione. A causa della sua fama, molti furono coloro che cercarono di domarlo senza successo, ma con l'aiuto della dea Atena e del suo protetto, l'eroe Bellerofonte, riuscì a domare Pegaso con un laccio d'oro offerto dalla dea. In sella al cavallo alato, l'eroe riesce a sconfiggere la temibile chimera, il mostro che stava devastando il regno di Licia. Finalmente, dopo la caduta di Bellerofonte, che tentò di usare Pegaso per raggiungere l'Olimpo, Zeus decide di rendere omaggio alla formidabile creatura, trasformandola nella costellazione di Pegaso. Il cavallo iniziò quindi a servire il dio supremo dell'Olimpo. La sua missione era quella di trasportare i raggi di Zeus. Il magnifico animale iniziò a essere visto come simbolo di creatività, ispirazione poetica e irruenza.